A Culture Social Art abbiamo il piacere di avere Andrea Cerrato, che sarà in scena per la rassegna Battiti al Teatro Furio Camillo con uno spettacolo particolare, Borderline. Prima di tutto, benvenuto ad Andrea. Di Grazie, grazie, grazie mille. Buonasera a tutti. cosa tratta? Io ho letto un po', diciamo, la breve descrizione, la sinossi che hai mandato, ma realmente di cosa tratta Borderline? Sai, quando uno parla di questo termine si rifà subito a qualcosa di medico. Certo. No, allora, lo spettacolo utilizza, diciamo, vari linguaggi per esprimere appunto un concetto. Ci saranno due roussir, che la roussir è quel attrezzo circense, diciamo, uno dei l'ultimo uscito negli ultimi 15 anni come disciplina circense, che sarebbe quel cerchio gigante dove una persona gira dentro. E, diciamo, per intenderci un po' come l'uomo vitruviano. Questo dà, diciamo, un po' l'immagine di quello che è la roussir per chi fa fatica, diciamo, ancora a immaginarsela. E, di queste ruote ce ne sono due, e lo spettacolo, appunto, giocherà su tutta la serie di equilibri, di forme, di universi che possono creare questi due attrezzi. Quindi sono come una scenografia vivente che si evolve, che si trasforma insieme al personaggio. Gli altri linguaggi utilizzati appunto per questo spettacolo sono l'acrodanza, che quindi è una danza molto acrobatica, e il teatro fisico. Lo spettacolo racconta appunto di questo viaggio che il personaggio intraprende nel suo subconscio, di indagare su tutto quello che sta all'interno delle definizioni, che sta oltre il confine, quindi al confine tra una realtà tangibile, una realtà spiegata, qualcosa di definito, va a vedere e fa questo viaggio per capire se tutto quello che invece i sensi percepiscono, ma che non sono cose tangibili, se esiste qualcosa che sta oltre questi confini. Un trip particolare, ecco. Sì, infatti hai unito un po' tutte queste varie discipline che comunque sono particolari per chi fa uno spettacolo teatrale come il vostro, che non è solo il classico teatro, ma è comunque mettere insieme la potenza fisica insieme alle emozioni. Esatto. Allora, volevo sapere il tuo amore per questa disciplina da dove nasce? Beh, il mio amore è nato, è stato diciamo, un colpo di fulmine perché tempo fa, anni e anni fa, io ero un ballerino di pop. Per vari motivi poi ho smesso, diciamo, questa carriera e sono andato un po' a indagare su quello che avrei potuto fare come alternativa. E guardando dei video su YouTube, sembra quasi banale, però guardando dei video ho appunto identificato questo attrezzo e ho capito immediatamente che sarebbe stato il mio, perché comunque è un attrezzo che si muove, che interagisce, che comunica un sacco di cose. E quindi con la danza io mi ero trovato molto affine a questo tipo di arte, soprattutto in modo circolare in cui si muove, si nuosa. Insomma, l'ho presa un po' come una partner, come per fare un passo a due. Ecco, benissimo, quindi proprio un amore, hai ragione, proprio un amore. Vista, prima vista. Esatto, e poi grazie anche a YouTube che è qualcosa di veramente particolare, visto che in tanti lo criticano, invece molte cose positive ce le dà. Allora, tu sarai in scena solo venerdì 22 novembre Esatto. alla rassegna Battiti alle ore 21 e intanto un grandissimo in bocca al lupo. Grazie mille, grazie crepi il lupo, come si dice. Grazie. Grazie a voi, buona serata.